Good morning, role players! Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana di storie, persone, emozioni e sì, perché no, anche giochi di ruolo. Quindi prendi il tuo cappuccino, il tuo caffè, il tuo succo d'arancia, la tua brioche e siediti qua vicino a me in modo da cominciare bene la giornata assieme. Ora, prima di dire qualsiasi cosa, buon San Valentino! Eh sì, siamo arrivati anche lì, è già il 14 di febbraio. E quindi auguri a tutti gli innamorati, a tutti i morosi, sposati, non sposati, conviventi, non conviventi, anche ai single, per chi sta bene da solo e per chi invece cerca. Tanti auguri a tutti voi. E detto questo, restando in tema rosso, perché è rosso il colore di San Valentino, no? I cuori, le rose. Restando sul tema rosso, oggi volevo preannunciare la live di questa sera con una notizia che comunque mi sa che ripeterò anche stasera perché è inerente. Allora, questa sera noi di GDR Unplugged continuiamo con il nostro giocare a due e giocheremo a Mars Colony, un gioco di Team Koppang del 2011, sì, 2010-2011, pubblicato in Italia da Coyote Press. E perché? Praticamente ieri la NASA ha fatto un annuncio ufficiale dove diceva che avrebbero fatto un resoconto dello stato di comunicazione del rover su Marte. Avete presente del rover dell'Opportunity? Avete presente quel piccolo robottino a pannelli solari che va in giro per Marte? Se ne è parlato tanto tanto, soprattutto quando l'hanno lanciato anni fa e quando è atterrato e ha fatto le prime foto. Diciamo che la maggior parte delle foto belle di Marte le dobbiamo a lui. Beh, in sostanza è uscita la notizia stanotte per noi, quindi ieri sera per la NASA, che sostanzialmente il progetto è stato dismesso, nel senso che è da giugno dell'anno scorso, dopo una tempesta di sabbia su Marte, che il rover non riesce più a comunicare con la Terra, nonostante migliaia di tentativi, e quindi ahimè il progetto è stato sospeso e probabilmente non verrà più ripreso. Vi ricordo che il rover ha fatto 45 km in 15 anni, sembra poco ma in realtà parliamo di un robotino grande, se non sbaglio è più piccolo di una bicicletta e va a batterie solari, va da solo, non è mai stata fatta manutenzione in 15 anni. Quindi, cioè, io ci metterei la firma se mi dicessero, guarda, ti diamo una macchina che va in mezzo a un terreno scosceso. Va piano, quello è vero. Però in mezzo a un terreno scosceso, su un pianeta che conosciamo a poco, in mezzo alle tempeste di sabbia, per 15 anni senza cambiare niente, neanche le ruote. Cioè, insomma, direi che è un buon affare. E niente, la NASA ha detto questo. Ha detto semplicemente che il piccolo rover non sa da fare più. Però pochi giorni fa ha fatto un altro annuncio dove invece diceva che ha già cominciato a fare delle collaborazioni con delle aziende private spaziali, immagino anche quella di Elon Musk, per sostanzialmente spedire finalmente l'uomo su Marte e tornare sulla Luna. È una cosa che sentiremo ogni anno ed è da tipo, non lo so, da quando abbiamo messo piede l'ultima volta sulla Luna negli anni 70 che si continua a dire torniamo sulla Luna, andiamo su Marte. Però questa volta ci sono anche degli interessi industriali, economici che vanno oltre all'interesse politico che poteva esserci, strategico che poteva esserci all'epoca della Guerra Fredda, insomma, no? Oggi abbiamo delle motivazioni che possono portare appunto anche il privato e quindi molti più soldi oltre a quelli governativi e a quelli degli istituti universitari per proseguire con la ricerca e per andare nello spazio. Quindi la realtà è sempre, l'immaginazione, la fantasia sta diventando sempre più realtà grazie ovviamente allo studio di migliaia di persone, di scienziati che si prodigano in queste ricerche. Comunque, state sintonizzati se vi interessa la cosa, perché io sono uno che sparge le informazioni della NASA abbastanza facilmente e ne parlerò ancora se succederà qualcosa di clamoroso. E soprattutto sintonizzatevi stasera sulla live perché parleremo di Marte in un futuro possibile,
dove Marte è stato colonizzato dall'uomo e ci sono dei problemi socio-economico-politici da risolvere. E con questo vi auguro una buona giornata. Rock and roll play!